Italcan realizza canne da traina da circa 50 anni e già nel 1981 a Madeira conquistò un importante campionato del mondo grazie a un equipaggio austriaco. Forte di questa esperienza nella progettazione di canne da traina da big game, nasce Isla Morada. All'interno degli stabilimenti Italcan, la costruzione dell'Isla Morada comincia con la preparazione del fusto. Questo avviene abbinando sapientemente una microfibra, pensate che ogni singola fibra misura solo 5 micron, ad un carbonio d'alta resistenza. Il tutto viene poi annegato in una resina epossidica ad alta tenacità, che crea un composito estremamente efficiente. Il fusto risultante ha un'azione marcatamente di punta che consente una notevole flessione, ma grazie al rinforzo in carbonio è anche in grado di immagazzinare moltissima potenza, molto utile durante le fasi di recupero. Il segreto sta tutto nel come e nel dove posizionare queste fibre e solo l'ingegno e l'esperienza Italcan hanno consentito di creare qualcosa di completamente diverso dagli altri. Non a caso Italcan detiene numerosi brevetti frutti di questo ingegno, come ad esempio l'anello autolubrificante Italcan, montato anche sull'Isla Morada. Questi anelli in inox 316 ruotano su uno speciale polimero plastico, autolubrificante e scivoloso, un po' come il Teflon, però più tenace. Questi ovviamente garantiscono una scorrevolezza eccezionale. Peraltro, la notevole luce garantisce il passaggio anche di moschettoni e girelle da 50 libbre. Questi anelli vengono poi fissati al fusto con il sistema esclusivo Italcan doppia forza, che ne garantisce un'assoluta durata nel tempo. Per capire di cosa stiamo parlando, provate a smuoverli dal fusto e vi renderete conto di che cosa significhi. Infine, le differenze dagli altri prodotti si notano anche nei particolari, a partire dall'impugnatura in vera pelle italiana. Manici dritti o curvi in anti-corrodal, una speciale lega in alluminio resistente alla corrosione marina. Le scritte dorate incise a caldo e, come sempre, per finire, greche e legature realizzate interamente a mano.